Ma dove cavolo m'hai portato? Ma hai detto che la natura ve frega sempre a voi ciechi? Perché se non la guardi non ti dà emozioni. Beh, dove t'ho portato io non c'è bisogno di guardare niente. O sai dove stiamo? Boh. In cima all'Etna. È la prima volta che vieni qui? Sì. Guarda, qua c'è tutti gli elementi che vuoi. C'hai l'acqua, c'hai la terra, aria, fuoco, tutto. Oh, si sente anche il mare. Sì. Giusto il profumo perché non c'è sta. Martì, senti, ti voglio fare una domanda, ma... Voglio sapere come hai fatto a sposare uno come mio fratello. Perché è tosta, eh? È lui che mi ha sposato. Una cieca non ha mica tanta scelta. Era il dentista del mio istituto. E mi ha fatto sentire importante. E anche bella. Senti com'è brontola. Bacio le mani, avvocato. Addio, dottore. Vada, professore, vada. Solo? Lei è vedovo, io ho moglie. Non vedo la relazione. La vedo io. Se si viene a sapere che mi interessa la rivista, resto compromesso. Ma sua moglie non c'entra, da casa sua si vede solo il mare. E se qualcuno non ci crede che me lo porta a casa? Va bene, vado solo. Beati vedovi in terra siculorum. Che siamo coniugi perfetti. Sì, sì, amore mio, coniugi perfetti. Buongiorno. Salutavo. Signore, facciamo la mano, don Carmelo. Grazie. Salutavo, don Carmelo. E rispetto, donna Laura. Dammi la bossia. Salutavo. Salutavo, don Carmelo. Buongiorno. Bella gratitudine per chi li ha tirati fuori dalla galera. Innamorato di Grondone, sto portando bene che ci siamo fatti. Ma che si lamenta, Lorenzo? Non ha sentito Raimondo? I padroni sono loro. Avete paura? È solo questione di tempo. Come il verme che dice alla pietra, dammi tempo che ti buco. Intanto Tony, che è riuscito a convincere i suoi, vuol spiegare la sua idea agli amici, che anche loro, tutti, possano fare come i Valastro e tentare ad affrancarsi da quella schiavitù. E quello è stato l'ultimo articolo che Buongiorno. Ho scritto. Signora Giuseppe, ciao. Quando c'è l'amore anche le giornate sembrano più belle, sempre spiritoso tu, eh? Ecco, poi è di natura che sono così, signora Giuseppe. Sai una cosa bellissima? Non ho più paura di quello che pensano gli altri. Oh, brava, finalmente, così mi piace.
Beh sì, perché da quando lo sa mia figlia, degli altri non me ne importa più niente. Niente, niente, niente. Fin da quando avevo 20 anni e vivevo qui a Catania. Ecco, questa è la piazza, Piazza del Duomo, bella, eh? Ero giovane allora, 1912, oh, mannaggia, com'ero bello. Bello e amato, amato e amavo. Amavo tutti, il re, la patria e le donne, soprattutto le donne. Sì, ma fin da allora nella mia vita c'era una spina. Eccolo, eccolo, arriva. Don Luigino benedica, voscenza benedica Don Luigino, bacia a me le mani. Tutti baciano le mani, guarda quest'altro, guarda questo. Sanderico Salvatore, Sanderico Salvatore, Sanderico. Brutta carogna. Guarda, guarda quanto è brutta, pure storto, eh. Tutti, tutti pensavano così di lui. Ma chi aveva il coraggio di dirglielo? Chi, dico io? Capirete, era il capo mafia della città? Sapete che cos'è un capo mafia? No? Vi basti dire che ogni volta che si lavava il cappello tremava tutta la città? Perciò state attenti, lo chiamano il Pizzarro. Oh, Don Luigino, è vero che questa notte al nipote del sindaco gli avete lavato la panna? È la seconda che gli lavate. Ma mi trovavo a passare. L'ho visto con quella canzonettista, non mi è piaciuta l'aria che si dava. Ma ce l'avete levata? Insomma, quasi. Ma come quasi? È stata con voi o con lui? Quasi. Ma quella canzonettista la notte l'ha passata con voi o con lui? Beh, con me. E allora perché dite quasi? Però quel nipote del sindaco, ma che ha addosso il miele? Le donne se lo leccano come una caramella. Donne, animali randaggi che vanno con tutti. Ho notato che lei ogni sera si porta a letto un grosso volume rilegato. Sì, è una raccolta di riviste di 50 anni fa. Mi piace sfogliarla per ritornare indietro nel tempo. Solo che riesco a leggerne soltanto qualche pagina. Non mi si stanca la vista e allora devo smettere. Se vuole, stasera quando si saranno addormentati i bambini, gliene potrò leggere io qualche pagina. Certo che voglio, anzi, l'aspetto. E chissà che io, prima di addormentarmi, non riesca a raccontarle la mia vecchia storia.